Che cos'è il cheerleading? Allora, il cheerleading è composto da 3 discipline, di cui la ginnastica artistica, la danza e le pese. La cheerleader è la tipica ragazza pompon che si vede nei film americani. No. Ok, cosa cambia da questo ideale? Per loro di solito nei film fanno solo i dance. Ok, invece voi cosa fate? Le riprese, il riscaldamento e anche i dance. È composto anche dal performance cheer che riguarda la danza. E ci sono 3 categorie: l'hip hop, il jazz e il pom. E si possono fare in double, cioè in coppia. Oppure il routine. E cosa significa? Significa in gruppo e possono essere dai 12 ai 24 partecipanti. Nel cheer c'è comunque una base di ginnastica artistica, giusto? Cosa richiama questo sport? Richiama il riscaldamento, in cui facciamo alcuni elementi della ginnastica artistica, e le diagonali, cioè l'acrobatica, che riportano alla ginnastica artistica. Ci fate vedere un po' gli strumenti che utilizzate durante le vostre performance? Usiamo i pompon. Vai, fateci vedere come si usano i pompon. Chi è che spiega come si tiene? Allora, si usa dentro al pompon c'è un bastoncino dove devi mettere la mano e tenerlo e quindi... Quante ore vi allenate a settimana? Dalle 4 alle 6 ore alla settimana. Da cosa dipende quante ore vi allenate? Cioè, nel senso, vi allenate sempre tutte insieme, visto che ci sono ragazze molto più grandi e voi più piccoline, o avete orari diversi? No, abbiamo orari diversi e siamo divisi anche in categorie. Ci sono le mini, le bimbi, le junior e le senior. Ok, voi siete? Noi siamo le bimbi. Voi siete? Senior. Come ci si sente in mezzo a tutte queste donne? Ah sì? Comunque sia,
nel cheerleading non ci sono solamente le ragazze, ma è nato come uno sport maschile in precedenza, e quindi ecco. Da cosa è composta la divisa di una cheerleader? Allora, la parte più importante della divisa di una cheerleader è sicuramente il fiocco, che richiama i colori e il simbolo della squadra, in questo caso la E e la G, cioè la Gym Cheer. E ovviamente i colori sono principalmente molto vivaci. Solitamente è composta da due pezzi, la parte di sopra e la parte di sotto. Il sotto può essere un pantaloncino o una gonna, mentre solitamente sopra è o una canottiera o il top con le maniche lunghe. Visto che la nostra squadra è composta sia da maschi che da femmine, per rendere la divisa più neutra, quindi in modo che tutti la potessero utilizzare, il colore scelto tra il verde e il viola è stato il viola, accompagnato dal bianco e dal nero, che sono appunto colori neutri. Come si prepara una lezione di cheer? Allora, all'inizio facciamo il riscaldamento, e quindi metto loro prima la acrobatica, il tumbling, e poi dopo invece la seconda parte ci soffermiamo un pochino di più sugli istanti, che sono appunto in italiano si chiamano prese, e poi dopo ci sarà anche un'altra parte che è abbastanza fondamentale, però noi insomma ogni tanto tralasciamo, però comunque è importante, che sono, si chiamano jump e sono i salti. Per quanto riguarda gli stunt, quali sono le parti fondamentali di uno stunt? Le parti più importanti in uno stunt sono le flyer, le due basi e uno spotter. Che cosa sono? Lo spotter è quello che sta dietro e sostiene la presa, okay. Soprattutto nelle caviglie. Ci sono le due basi che collaborano con lo spotter e anche loro, cioè, spingono, però loro dai piedi danno la spinta, mentre la flyer è quella che sta su. Ok, che viene lanciata. Il group stunt è formato da 4 persone, che l'avete vista prima. Poi ci sono i double base, che è formato da 3 persone, mentre i partner stunt sono composti da 2 persone, di cui una flyer e una base. Chi di voi ha una flyer? Ok, pieno di flyer. Cosa si prova quando si è lassù e si viene lanciati? Le prime volte che ti alzano, non hai un po' paura? Le prime volte avevo un po' paura, poi mi sono abituata e... Adesso è normale? Sì. Quando incominci a fare delle prese nuove ti vengono un po' di brividi quando sei su, però ti devi abituare e basta stare duro. È importante lo spirito di squadra all'interno del vostro sport? È molto importante lo spirito di squadra, perché a parte che in una gara bisogna fare tutto coordinato, altrimenti si hanno meno punti e quindi non si possono avere più miglioramenti, ma anche perché quando siamo in presa si rischia anche di farsi male e quindi bisogna stare molto attenti ed essere coordinati. E voi vi fidate 100% di chi vi alza? Io sì, molto spesso, perché ormai mi sono abituata quasi a tutti, però ovviamente all'inizio devi un po' prenderci la mano con persone nuove, cioè io avevo il mio gruppo, adesso l'ho cambiato e è stato un po' difficile all'inizio, però poi mi sono abituata a loro. E quindi cambia anche la mano che ti lancia? Sì, perché ognuno ha i suoi metodi, ognuno ha le cose in più, le righe diverse, quindi è tutto più diverso da persona a persona. E per quanto riguarda spirito di squadra, voi siete tutti amici anche al di fuori del cheer? Sì. Sì.
Yeah!